Il monumentale Laocoonte dello scultore fiorentino Baccio Bandinelli è una copia della celebre statua di età ellenistica scoperta a Roma il 14 gennaio 1506 e conservata oggi nei Musei Vaticani. Laocoonte era un sacerdote troiano che tentò di mettere in guardia il suo popolo dal celebre inganno del cavallo di legno, ma la dea Atena, che parteggiava per i greci, inviò due serpenti per uccidere i suoi figli. Laocoonte cercò di aiutarli, ma venne strangolato insieme a loro. L'opera immortala il sacerdote nel momento in cui soccombe alle spire dei serpenti. Fin dalla sua scoperta, il gruppo scultoreo fu celebrato come uno dei massimi capolavori dell'arte classica. Il re di Francia insistette a lungo presso il Papa Clemente VII per averne una copia, che fu appositamente commissionata a Bandinelli. Ma quando il pontefice la vide, fu così entusiasta del risultato che preferì inviarla a Firenze per collocarla nella residenza di famiglia. Alla destra del Laocoonte potete ammirare il cinghiale romano. La scultura marmorea venne donata a Cosimo I dal Papa e nel 1612 suo nipote Cosimo II ne chiese una copia in bronzo a Pietro Tacca, attualmente esposta al Museo Bardini. Alcuni anni dopo, l'opera fu trasformata in una fontana e collocata sotto la loggia del Mercato Nuovo, dove ancora oggi se ne trova una copia. Molti turisti vi fanno tappa da tutto il mondo, spesso ignari della sua lunga storia, ma fedeli alla credenza popolare che la statua porti fortuna.